Ehi, bentornati in questo nuovo episodio degli acquisti Pokémon. Io sono Dlarz e oggi episodio eccezionalmente con la mia ragazza Mati. Oh yes, siamo nell'episodio di luglio, caricato in orario. Un applauso, un applauso. Ci avresti mai sperato, amore, in un episodio in orario da parte mia? No. Ma qualche volta l'ho fatto però, eh? Dovete iniziare a fidarvi ormai di me! Dato che l'episodio di maggio sulle Pokéball con i cosini fake dei Pokémon dentro vi era molto molto piaciuto, ho deciso di riportarvelo ancora una volta. Non uguale ovviamente perché noi non portiamo le stesse cose, ma una roba simile che comunque ho trovato su eBay e che questa volta... Oddio, l'avrete già vista dalla miniatura, è sconcertante già solamente dal pacchetto e su quello che c'è sopra, tipo... Un Arceus che non si sa da dove cavolo sia uscito, un Mega Celebi, Celebi? un Mega Celebi, Mega Celebi, vabbè, Boh! lasciamo perdere. Ma ovviamente terremo quell'oggetto come ultima cosa del video, come oggetto acquisto clou. Prima ovviamente, come da tradizione, mostriamo tutto il resto delle cose, anche non Pokémon. Ma prima di cominciare ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, voglio vedere tanti 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 like per questo video, per supportare come al solito la serie degli acquisti Pokémon, che anche questo mese è arrivata in orario, quindi il like ci vuole. Come da tradizione però partiamo con le carte Pokémon, ovvero con il Pokémon TCG e la cosa che vi farò vedere adesso, la novità assoluta che è uscita adesso a fine luglio, ma che arriverà in forma ufficiale a inizio agosto, è una cosa che probabilmente avrete già visto spacchettata sul mio canale oggi che state vedendo questo video, perché questo uscirà dopo, però lo sto registrando prima, sto creando robe temporali assurde, insomma parliamo di Pokémon Sole e Luna. Tempesta Astrale, guardate che bellezza, Rayquaza, è arrivato il tuo turno. Turno di splendere. Qui abbiamo la sfida strategica che all'interno contiene quattro bustine della nuova espansione che, per chi non lo sapesse, uscirà in forma ufficiale il 3 agosto, il giorno prima del mio compleanno. Lo fanno sempre. Lo fanno sempre tutti gli anni. L'anno scorso tipo con Ombre Infuocate, se non sbaglio, e quest'anno anche con Tempesta Astrale. The Pokémon Company ovviamente mi ha fornito tutta questa roba e non solo questa, ma anche altre quattro bustine che abbiamo qui. E come ho già detto, le avrete già viste spacchettate sicuramente, ma ovviamente vi farò uscire anche lo spacchettamento online perché 4 e 4 sono 8 codici da portarvi sul canale. Penso di fare il video con lei, così ci sfidiamo un po'. Dimmi. La roba la regali a me, vero? No! E come da tradizione ormai da qualche episodio, adesso passiamo alle cose non Pokémon. Parliamo di Yu-Gi-Oh!, un altro grande format arrivato di recente sul mio canale. Guardate un po' che cosa mi ha regalato la mia ragazza per il compleanno. Ta 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 ta! Solo la scatola di legno, dentro non c'è niente. Grazie per questa scatola, la adoro! Ovviamente non è vuota, ma all'interno contiene delle cose bellissime. E l'aneddoto è che tipo mi è arrivata perché tu me l'hai comprata, ma l'hai fatta arrivare a casa mia. E io però non l'avrei dovuta aprire fino a quando tu non fossi venuta da me a trovarmi. Quindi è rimasta sulla mia libreria per tipo 2 settimane. Io pensavo che all'interno ci fossero tipo, che ne so, a giudicare dalla lunghezza e dalla larghezza, tipo, che ne so, 3 carte particolari, rare, ma eh. E invece no, ragazzi, ancora meglio di quanto pensassi. Quello non c'entrava niente. Ancora meglio di quanto pensassi. No! Togliti! Ancora meglio di quanto pensassi, ci sono dentro gli oggetti del millennio. Avete mai visto l'anime di Yu-Gi-Oh, no? Qui abbiamo l'occhio del millennio, l'anello del millennio, il puzzle, la barra. Cioè, fantastico, fantastico. Ve li faccio vedere anche un po' da vicino. Guardate che regalo spettacolare. Qui abbiamo il puzzle del millennio, bellissimo. Cos'hai da ridere? Cos'hai da ridere? Devo mandarti nel Stavo regno delle facendo le ombre. Devo smorfie. mandarti nel regno delle ombre con il mio occhio del millennio. Questo qui Pegasus lo usava per rapire il fratello di Seto, il nonno di Yugi. Mettetelo, Ah, giovane Yugi, sei venuto nel mio castello per affrontare. E poi, sempre parlando di Yu-Gi-Oh!, abbiamo un altro bel regalino da Halifax e Digital Bros, ovvero il box di Yu-Gi-Oh! Battaglie della leggenda. Guardate che spettacolo! Anche questo arriverà sul canale molto molto presto. 5 carte per busta, 24 buste per box, un altro mini box come quello che avevamo portato praticamente all'inizio, come primissimo box sul canale. Non vedo l'ora. Comunque, quanto Yu-Gi-Oh! Ultimamente sul canale? Io sono contentissimo, anche perché a voi sta piacendo. Infatti, non potrei essere più felice
felice di così perché da quando ero piccolo Pokémon e Yu-Gi-Oh! Sono sempre state le mie più grandi passioni e i miei più grandi passatempi. Mancherebbe anche Dragon Ball effettivamente per concludere il trio dei miei passatempi preferiti, ma piano piano arriverà anche Dragon Ball, arriva anche quello, arriva, arriva. E adesso passiamo all'oggetto clou. Come vi ho detto all'inizio del video, se non l'avete visto dalla miniatura, eccolo qui, ve lo faccio vedere nel dettaglio. Signore e signori, tra l'altro Puzzle League ci dovrebbe essere scritto, ma in realtà c'è scritto Uzla Uzl Pzegeghe. Uzla Uzl Pzegeghe. Adesso fate un video di 10 minuti dove io dico solo questa cosa qua, tipo ripetuta di continuo. E come potete vedere, quindi dentro ci sono queste mini Pokéball che conterranno degli abort. Volevo dire dei piccoli Pokémon pupazzini. Adesso li andremo ad aprire insieme, ragazzi. Oh sì, siamo tornati. Adesso io farò delle riprese a mano perché il treppiedi, cioè, se siamo in due non ci entrerà mai qui. E tu andrai ad aprire. Dai, forza, forza, apri, apri. Ok, ce l'abbiamo fatta, che poi tra l'altro qui non c'è niente. Cioè, io posso prendere da qui direttamente, quindi tolta la pellicola. Sì, infatti esce... perché me l'hai fatta aprire? Esce tutto, non lo so! Sempre quegli adesivi. Gli adesivi di... Scissor. E poi c'è lo Squirtle, carino, carino. Beh, carinissimo proprio. Perché tutti trasparenti? Sembrano caramelle gommose. Sì, in effetti. Oh mio Dio. Qua ci sono addirittura tre di adesivi. Wow, tre adesivi in a pack. Sì. Giratina, Mudkip, Volcarona, va bene, fantastico. Gli adesivi sono la cosa fatta meglio. Cioè, questo Cloyster da dove inizia e dove finisce, vorrei sì, capire. Sì, in effetti. Sembrano caramelle gommose. Se questo tipo dovessi regalarle a qualche bambino, quello se ne mette in bocca pensando di poterle mangiare. Oddio, cos'è? Un altro Cloyster? No, no, questo non è nemmeno un Pokémon. Cos'è sta roba? Cos'è? Aspetta. Cos'è? È tipo un Blastoise, però gli manca un cannone. C'è solo da un lato ed è tipo tutto piccolo, minuscolo. Cosa c'è dentro? È un Dead End senza un orecchio. Gli manca un orecchio. Ma cosa? Ma perché io spendo ogni volta 10 euro per ste robe? Questo non è un Pokémon. No, ha... seriamente, che cavolo. Non ha nemmeno la faccia. Ma che cavolo. Ma chi è? Cos'è, Burmy? Non è Burmy, è tipo Sidra. Ah, è Sidra, però questo qui non è... non è tipo trasparente. Ce ne sono alcuni ragazzi con i colori pieni. Pikachu! Senza Pikachu. La coda! Ah, no, Pikachu non manca mai. Pikachu non manca mai, quindi... oddio. Però è verde, fantastico. Sì, verde, guarda. Tipo erba. Oddio, un altro con il colore rosa. È un Hitmontop senza una gamba. No, non ci credo. Gli manca una gamba! Ma dai! Ma che schifo! Come vuole metto negli angoli dei Pokémon rosa? Un altro Dedenne senza un'orecchia! Ma perché? Questo dovrebbe essere uno. Che poi tra l'altro si spaccano tutte sì, le bolle. Che cavolo è? Non so, è un Lyron? Oddio, sì, credo di sì. E è un altro Cloyster, però mi spieghi cos'è questo? Su alcuni ci sono dei pezzi di colla... che tipo non si sono mai staccati come lui che ha questa robina qui. Ma che schifo! Un Mankey rosa! Oddio, mettiamolo qui. Però è un rosa diverso rispetto agli altri. C'è anche poi c'è... un altro Dedenne. Un altro Dedenne, questo non si è spaccato l'orecchio, fortunatamente. E poi ce n'è ancora un altro, che cos'è? È una bestia che sinceramente non ho capito. Ma cos'è? No, raga, allora, che Pokémon è questo secondo me? E voi? Questo me lo spiegate? Cos'è? Ma che cos'è? Tutti e due! Ma le corna, non ho capito! Questo è un... ah, Crocodile. È Crocoroc! No, è Crocodile. Mamma mia, quanto ti hanno fatto brutto, amico. E poi mio. Ci sta ancora la plastica... Sì, sì, pure nel vecchio video c'erano alcuni che avevano ancora la colla appiccicata, la plastica fatta male, che schifo! Sì, che... ma scusa questo, scusa... Ma dobbiamo continuare ad aprirli? Sì, io li voglio aprire tutti. Oh mio Dio, vai. E Mime Junior! E Mime Junior, ma schifosissimo. Vabbè, almeno il rosa l'hanno centrato, ma... Sì, in effetti. Li devono fare trasparenti. No, ha più senso farli in quel modo. Ha più senso farli così, almeno, se proprio non vuoi sprecare di farli con colori diversi. Oh mio Dio. Oddio, Hitmonlee! Modificato geneticamente! Cos'è? Di grazia che gli hanno fatto tutti gli arti. Vabbè, ormai sta cosa di non avere un orecchio è tipica. Fantastico. Oh mio Dio, con la bocca aperta. Ma guardalo, sembra stupido. Politoed. Ah. No, Politoed. Senza cosa un braccio. Cosa ti hanno fatto, Politoed? No, Politoed. Però è carino, le tipo...
dettagli dietro. Ci hanno provato a farli carini. Un altro verde, tanto perché è cos'è? Un Golduck. No, Golduck. Vabbè, questo sembrerebbe pure fatto bene, però vabbè. È il più grande di tutti. È il più grande di tutti, meno male. E rimane l'ultimo. Cos'è? Ecco, l'affare di prima. Ma non è un Pokémon! Perché spendo sempre 10 euro ogni volta per questa roba? Ma detto questo, io ovviamente vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video insieme alla mia ragazza Mati, dove abbiamo aperto delle cose belle all'inizio del video e delle cose brutte verso la fine. Quindi noi vi salutiamo, vi invitiamo ovviamente a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, supporto massimo per questi video, smettila di farmi vedere quelle cose orribili. Comunque un like al video uguale tutti questi robi strani bruciati. Quindi vi raccomando, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye! Bye bye.